La pianura padana, per la sua caratteristica morfologica, si presta ottimamente con i propri foraggi ad una particolare alimentazione delle mucche produttrici di latte, idoneo alla trasformazione in formaggio gorgonzola. La mungitura e la raccolta del latte vengono effettuate nelle stalle della zona di origine con rigorosa osservanza delle norme igieniche e sanitarie. Il gorgonzola, prodotto esclusivamente nelle province piemontesi di Novara, Vercelli, Cuneo e lombarde di Milano, Pavia, Como, Bergamo, Cremona e Brescia, viene garantito dal Consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola. Nei caseifici, che dispongono di moderni impianti di trasformazione, la lavorazione del formaggio si può definire ancora una vera e propria arte del casaro che si manifesta nelle sue varie fasi. La crisi economica impone a tutti una maggior vigilanza del menù quotidiano. Una strada consigliabile è quella di sostituire la bistecca con il formaggio, che ha proprietà altamente nutritive, almeno qualche volta alla settimana. A garanzia della tipicità e genuinità del gorgonzola, il consorzio ha creato un apposito marchio di origine controllata che viene impresso sulle forme. Non è gorgonzola se non è marchiato. Dopo la salatura e la foratura, il formaggio viene sottoposto alla stagionatura per circa 60 giorni in apposite celle frigorifere. La qualità del gorgonzola maturo viene controllata minuziosamente mediante la tassellatura prima che il prodotto venga immesso al consumo. Molti si chiedono come avviene l'erborinatura verde di questo formaggio tipicamente italiano. Ce lo spiega il casaro. Come avete visto, durante la stagionatura la forma viene forata più volte, per cui l'aria, penetrando all'interno della forma, permette il naturale sviluppo di quella caratteristica erbenatura verde. Le forme vengono infine avvolte con foglie di alluminio che recano il simbolo CG, il contrassegno del Consorzio per la tutela del gorgonzola, a maggior garanzia del buon gustaio.